Allora, continuiamo la nostra trasmissione e diamo il benvenuto e un buon ritorno a Giacomo Rogazione, segretario generale del Calatino, della CISL, giusto? Segretario della CISL. Generale della CISL. Generale sono i vertici massimi Ah, vabbè, ma io dicevo qua, del Calatino ho detto, dai. del Calatino, Sei generale il del responsabile Calatino. unico del Benvenuto Calatino. Giacomo, come stiamo? Grazie, Tutto a posto? di questo invito perché mi fa enorme piacere anche perché la notizia è fresca e quindi Assolutamente. essere qua quindi per ritornare anche in questa veste di responsabile credo mi fa enorme piacere e quindi ti ringrazio di questa opportunità che mi stai dando. Quindi. Con Giacomo Rogazione abbiamo condiviso quasi una vita. Sei stato per 30 anni circa segretario generale, segretario Segretario. comprensoriale della CISL, poi negli ultimi anni, quando 3-4 anni, Ma dal 2010 poi ho lasciato un quindi diciamo sono po' 5-6 anni 5-6 anni che ti sei hai assunto il ruolo di responsabile provinciale, terza età non mi piace, No, dei pensionati, dei dei pensionati. pensionati, e ora ritorna, diciamo, ecco, sono 35 anni, più o meno quanto la televisione, diciamo, quindi ci siamo Questa conosciuti televisione in quando quel tu fai la periodo. pubblicità, ecco, Perfetto. i 35 anni, Tu te le ricordi? me lo ricordo perché eravamo all'inizio, me lo ricordo, quindi, Te le non, ricordo perfettamente. quindi avendo vissuto e molto legato al territorio, credo Assolutamente. che anche quello fu un evento storico per la nostra Come no, come no. Io comunità. ricordo le innumerevoli battaglie che il sindacato, la CISL, faceva all'epoca, per esempio, nella zona industriale, quando parlavamo della ceramica di Caltagirone, no? Le nottate passate di Natale, L'occupazione, l'occupazione, la messa quindi dentro lo tutta una storia, stabilimento. col Lì un pezzo vescovo. da. Col vescovo Manzella che praticamente venne a celebrare là nel Capannone, sono stati momenti storici dal punto di vista lavorativo e sindacale, diciamo. Ritengo uno dei periodi più belli anche nei rapporti, l'attenzione per il mondo del lavoro, perché il vescovo Pennisi, allora nella veste dell'epoca, proprio Manzella. vescovo Manzella, ma c'era Monsignor Pennisi Monsignor allora a suo Pennisi. tempo, proprio che aveva questo rapporto diretto con noi, quindi con i lavoratori, quindi anche la solidarietà dimostrata in quel contesto di difficoltà di non cassa integrazione che veniva retribuita, nel frangente erano le feste natalizie. Quindi ci fu un impegno veramente straordinario col vescovo che certamente proprio, ci ha fatto passare una festività non in solitudine, ma in armonia e quindi anche con famiglie, ma anche con l'attenzione che la circostanza imponeva. Imponeva. Ma non è facile che quei tempi possano ripetersi. Aveva proprio un'attenzione particolare. Infatti, quando ci siamo incontrati in altri momenti con lui, ricordavo le vecchie foto quando abbiamo inaugurato la prima sede, Come che è comprensoriale da noi, giovanissimo lui, quasi irriconoscibile. no? Quindi, 25 anni fa. togli 25 Giorno anni. 25, giorno 29 giugno ha festeggiato 25 anni Ho di seguito. ordinazione episcopale. Ma ricordo quella notte e quel Natale, quando lo stesso, ora è storia, la possiamo anche raccontare, credo, giusto? Certo. Siamo liberati anche dagli impegni, perché all'epoca ci fu una consegna del silenzio, diciamo, no? Sì, perché anche questo è qualcosa Un che si apprezza, segno, ecco, perché io voglio dire, nessuna nessuno ha pubblicità. saputo, però dopo tanti anni lo possiamo ricordare, Manzella, il vescovo Manzella, in quella circostanza di cassa integrazione, di occupazione della ceramica di Caltagirone giù, Giacomo Rogazione fu testimone perché a lui fu consegnato un assegno di 25 milioni 25 milioni di lire. dell'epoca allora, sì. Ecco, 25 milioni che il vescovo diede al Sì, che abbiamo segretario della CISL distribuito per distribuirlo a tutti gli operai, a tutte le persone che stavano vivendo questo momento di difficoltà. un dramma. Ora la storia è passata, mi viene la pelle d'oca, lo ricordiamo. Ma con enorme piacere, ecco, Ma quei tempi sono si quelle cose ricordano, che anche nella professione, per quanto mi riguarda, sono segreti che ricordo, tengo per me gelosamente perché mi è stato chiesto di mantenerlo personalmente, diciamo, e di non Sì, no, no. divulgarlo. Però
però a distanza di tanti anni si può, anche perché fa parte della storia della CISL e della segreteria di Giacomo Rogazzoni. Ma c'era anche un altro aspetto che io ricordo benissimo. Allora il Presidente della Regione Mattarella, quando davanti alla galleria ho rappresentato tutte le esigenze dei lavoratori della ceramica, che, le difficoltà che avevamo e i contatti in direzione a Palermo per trovare la soluzione, sono momenti che difficilmente uno può dimenticare. Assolutamente. C'era la voglia di fare. Poi la statura dei personaggi era quella. Quindi, che grande veramente autorevolezza sia per quanto riguarda la sua eccellenza il Vescovo, sia per quanto riguarda il Presidente, che ricordo proprio gli impegni che prese allora, era gennaio prima di 78, essere trucidato, cioè, gennaio 78, proprio, proprio alcuni giorni diciamo prima di questi impegni, che prima di essere ammazzato, diciamo, purtroppo Piersanti Mattarella, ha pagato, che è fratello dell'attuale Presidente della Repubblica Mattarella. E vabbè, questa fa parte della storia, ma questo lo stiamo ricordando per dire quanto è il legame tra questa televisione e il ruolo svolto pubblico nella qualità di segretario territoriale della CISL di Giacomo Rogazzoni. Quante battaglie abbiamo seguito assieme, ricordo anche in questo frangente l'impegno che ci metteva Totò Cardello nel seguire tutte queste vicende. Vero, era lui che si occupava degli aspetti sindacali. Ma se ti ricordi, abbiamo fatto anche una trasmissione dentro il locale della CISL. Come no? Per Natale, per essere. Me lo ricordo perfettamente. Più a contatto di quello, credo, col mondo del lavoro non può esistere. Quindi proprio, ma questa era la mission che ha avuto sempre di Work Xenon. E l'impegno che ha profuso sempre il segretario Giacomo Rogazzoni nell'espletare il suo ruolo di segretario della CISL, che all'epoca. Ecco, c'era anche una contrapposizione più ideologica e più politica. Sì, tutto sommato sì, però erano tempi diversi, ma avevamo anche creato con i colleghi dell'altra organizzazione sindacale un rapporto anche diverso. Io mi auguro che questo possa anche ritornare. Ecco, com'è oggi nel 2016, stai tornando al timone del sindacato della CISL nel comprensorio del Calatino, che è una delle zone più depresse, diciamo, della Sicilia, no? È quella più lontana dalla provincia di Catania e quindi quella un po' più emarginata, quindi pur lavorando a Catania, quindi dico queste cose, ma lo dico con rammarico. Allora, dipende da noi anche come rimettere al centro le attenzioni per questo territorio, perché siamo molto distanti da Catania e quindi abbiamo bisogno proprio di un'attenzione particolare, ma dipende da noi, non dipende da altri, quindi se noi deleghiamo altri sicuramente non facciamo il nostro dovere. Io credo che dobbiamo ancora una volta ritornare tra la gente e avere il piacere di servire le nostre comunità, a partire da Caltagirone, per continuare in tutti i 15 comuni, perché l'obiettivo mio fondamentale è quello di un servizio ancora che possa servire alle nostre comunità, che negli ultimi anni si è un po' sfilacciato, e quindi il mio interesse, lo dicevo stasera prima di venire in trasmissione ad altre segretarie dell'Unione Comunale, che prima delle ferie mi farò un giro in tutti i comuni per capire le esigenze, per capire i bisogni, ma anche per ripristinare quei contatti con la sete zonale di Caltagirone, perché anche sotto l'aspetto statutario la CISL ha avuto un intuito straordinario, quello di costituire comitati direttivi dove sono rappresentate tutte le realtà comunali nostre, ma anche le federazioni. Quindi l'impegno che io ho assunto è quello di riportare nel Calatino e a Caltagirone, con le città capoluogo del nostro comprensorio, anche le federazioni, il segretario generale di tutte le federazioni, e mi auguro che in questo momento che c'è la duplice festa, anche il segretario generale della CISL Sicilia, Mimmo Milazzo, di averlo a Caltagirone per qualche iniziativa che metteremo in campo sicuramente nel prossimo futuro, perché non ricordo più neanche iniziative di grosso richiamo per quanto riguarda questo territorio. Io credo che noi invece ne abbiamo bisogno di questo, e il bisogno è quello che tu metti a disposizione l'esperienza, il lavoro, ma anche le opportunità di una riaggregazione del territorio in questa direzione. Abbiamo vissuto momenti diversi negli ultimi anni, mi auguro che questa mia ulteriormente coinvolgimento in questa direzione possa portare, diciamo, anche questo impegno, ma con gli altri gruppi dirigenti delle categorie che appartengono alla CISL. Giacomo, si parla di nuove povertà, si parla di qualcosa come 4-5 milioni di poveri in una società evoluta, una delle
sette potenze mondiali, diciamo, l'Italia, ecco, scopriamo anche questo, questa pagina, questo aspetto della società che ritenevamo essere legata alla storia del dopoguerra. E invece torna di prepotenza, ma con una irruenza ancora maggiore, ma proprio per questo, proprio l'altro ieri, quindi abbiamo avuto l'opportunità di avere un'iniziativa regionale fatta a Catania sulla nuova povertà, perché il giorno 18 dovrebbe essere pubblicato il nuovo decreto che dà quelle attenzioni, quindi che ci sono i finanziamenti per questo. Allora attrezzarci, e questo potrebbe essere anche per noi della CISL un'opportunità, l'abbiamo fatta a Catania, ma con un respiro regionale, tant'è vero c'era anche il segretario nazionale Bernava, ma c'era anche funzionario della regione siciliana, c'era sindaci della nostra provincia catanese, c'era un assessore, in questa direzione credo che noi dobbiamo concentrare gli sforzi, perché questa povertà ormai si è allargata a dismisura e non è più quella povertà che eravamo abituati. Oggi anche il ceto medio di un tempo è sprofondato verso il basso e quindi vive come tutte le crisi, ma non solo, taglia sempre il ceto medio, ma noi abbiamo anche un aggravante in questo territorio, perché abbiamo, ecco, la gente che ha perso il lavoro, abbiamo la gente che pur lavorando non ha la retribuzione conseguenziale, quindi ci sono tutta una serie di fattori che incidono poi in questa direzione, con tutto quello che ne deriva anche per quanto riguarda poi l'indotto che ruota intorno a una crisi che, ecco, diciamo, anche di la certezza del lavoro, cosa che naturalmente, non avendo risoluzione, naturalmente crea difficoltà sia nel pagamento dei tributi, sia nella sopravvivenza per quanto riguarda il genere alimentare, ma anche nel rispettare gli impegni che sicuramente le famiglie possono avere. E lì è un problema che voglio attenzionare proprio per rendermi conto di quelle che sono le situazioni attuali e quindi fare un quadro della situazione, tanto è vero dalla prossima settimana mi muoverò in questa direzione per fare una ricognizione delle emergenze che esistono nel territorio, non soltanto Caltagirone, ma nel territorio. E noi sappiamo benissimo che il territorio nostro ha avuto sempre questa voglia, ecco, di avere un distinguo anche rispetto agli altri diciamo, zone della realtà catanese, senza nulla da togliere agli altri, ma credo che noi, per le caratteristiche che dicevamo all'inizio, siamo un po' troppo distanti da Catania, e quindi è giusto che riprendiamo la nostra presenza nel territorio con quelle che possono essere le condizioni anche di attenzione di sviluppo, ma di attenzione anche di una vita migliore. Quindi possiamo riprendere un discorso per quanto riguarda le opere pubbliche, che naturalmente a volte esistono ma non vengono cantierate, quindi anche in questa direzione il settore della nettezza urbana, che giustamente ha bisogno, anche per il periodo a cui andiamo incontro, di non correre i rischi che negli anni passati a volte abbiamo nel mese di agosto avuto difficoltà con l'inondazione di non espletamento di servizio. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che bisogna noi, che dobbiamo riprendere e quindi affrontarle. Io mi rendo conto che bacchetta magica non ne ha nessuno, però l'impegno è quello che uno può mettere in campo, e in questa direzione sicuramente darò il meglio di me stesso e il massimo del mio impegno affinché, ecco, la nostra comunità possa alzare nuovamente la testa, perché lo merita tutto il territorio nostro. Senti Giacomo, da una tua conoscenza certamente non hai anche in questi anni abbandonato il territorio, lo hai vissuto, conosci a menadito. Quali sono le criticità più avanzate in questo momento nel nostro territorio dal punto di vista lavorativo che avete sotto mano, diciamo, ecco. Guarda, già, su cui state lavorando? Dall'indomani mattina che mi sono insediato, quindi già sono venuti a trovarmi lavoratori che fanno l'assistenza ai bambini con disabilità, quindi anche lì è un dramma. Quindi un problema col comune di Caltagirone. Tra l'altro stamattina ti sei incontrato col sindaco. Sì, ma è stato un saluto istituzionale, perché è giusto che, ecco, ci sia questo rapporto perché giusto, come tutte le cose, certo. Quindi ha vinto le elezioni, è giusto che governa, così come nella nuova carica, mentre prima non mi occupavo, e tu sei buon testimone quando mi hai chiamato in precedenza, che non avevo più la rappresentanza della mia sigla sindacale, quindi erano altri colleghi che se ne occupavano, certo. Quindi io rispetto il ruolo, rispetto tutto, quindi, però credo che, ecco, ognuno ha bisogno, ecco, di fare diciamo, di mettere a disposizione tutto quello che possono essere le condizioni per rilanciare e superare le
criticità, perché mi rendo conto che un comune che conosciamo tutti con le sue difficoltà, credo che anche da parte nostra, come CISL in particolare, ma credo anche le altre due confederazioni, parlo di CGIL e di CUIL, dobbiamo quanto prima anche incontrarle, perché ancora non ho avuto neanche l'opportunità per fare un minimo di programma da riprendere poi i primi di settembre, quindi programmare adesso per riprenderlo poi a settembre, in modo tale che possiamo anche dare il nostro contributo come è stato in passato, perché io per il rapporto unitario ho avuto sempre questa predilezione, quindi da solo non si va da nessuna parte, però se assieme riusciamo a condividere alcuni punti, sono convinto che avremo maggior forza noi, ma anche un maggior servizio alla nostra terra, alla nostra comunità, al nostro comprensorio. Quindi col sindaco Ioppolo vi siete incontrati soltanto per delle formalità, ma credo che uno scambio così veloce l'avete avuto, diciamo. No, ma avremo, sì, abbiamo parlato un po', ma anche per esempio di questi lavoratori che assistono i disabili nelle case. È stato semplicemente accennato, perché è un problema, ecco, voglio approfondire un po' tutta la situazione, perché lì sono delle situazioni anomale per certi versi, perché abbiamo assistito tantissimi mesi che non prendono gli stipendi, 18 mensilità, quindi non sono 18 poco, mensilità, quindi, ma parlare abbiamo, pure dei lavoratori della ex IPAB, la ma casa lì, lì l'ultima notizia che avevo io quando mi occupavo del sindacato era quando allora con il presidente Vescovo Manzella, e lì si era imboccata una strada giusta, si era imboccata. Poi certamente, ecco, a volte la testardaggine di qualcuno fece fallire un progetto che secondo me sarebbe stato invece una soluzione che dava prospettiva di certezza non soltanto al lavoratore ma alla comunità tutta. Va ripreso un po' tutto il contatto. Anche là bisogna ricordare che Manzella, la chiesa calatina, svolse un ruolo quanto mai importante, diciamo, non solo di parola, diciamo, anche concretamente, di sostanza. Concretamente, ecco, quindi, si spesa allora, al massimo, diciamo, la chiesa calatina. Nei prossimi giorni mi dedicherò proprio ad avere questo rapporto con tutte le istituzioni, compreso con Sua Eccellenza il Vescovo Calogero, ma proprio perché voglio riprendere, ecco, un rapporto che in questi 5-6 anni, giustamente anche per opportunità di scelta, che erano altri colleghi che rappresentavano l'organizzazione, quindi, ma la mia intenzione è quella di incontrare tutti, e quindi diciamo questa è la mia prima uscita definire pubblica, ma non potrebbe essere diversamente. Mi ha chiamato stamattina, quindi ho dato subito la disponibilità per fare questo, perché credo che, ecco, abbiamo bisogno di tutti, cioè ognuno di noi contribuiamo a dare il nostro contributo, sicuramente qualche problema in più lo risolviamo. Giacomo, allora ti auguriamo, seppur in questo frangente tra San Giacomo, agosto, però il tuo ti sei dato una tabella di marcia, da qui a prima delle ferie girare un po' tutti i 15 comuni, raccordare di nuovo le fila, certo, un po' di tutta l'organizzazione sindacale della CISL, vedere quali sono le criticità e poi avere la possibilità a settembre di riaffrontare, se il tempo te lo consente, ovviamente. È operativa a settembre, questo è il problema. Tu hai questo periodo, diciamo, preferie, che puoi avere la conoscenza di quelle che sono le emergenze, le esigenze, non soltanto di Cartagena ma del territorio, e poi mettere in campo iniziative, ecco, che, dove la CISL esce con la propria posizione. Mi auguro che alcune iniziative possano essere unitarie, quindi devo incontrare ancora la CGL e la CUIL in questa direzione, per capire di fare un punto, perché noi siamo anche avvantaggiati, perché il collega della CUIL, Fortunato Parise, è anche segretario provinciale, quindi ha una conoscenza, ma io con Fortunato ho sempre un eccellente rapporto, e quindi anche in questi mesi, diciamo, di non, o in questi anni, Porto Dobriga 10, quindi affronterò questi problemi, perché lo conosco. Siete tre pilastri del sindacato, ma diciamo, ecco, che, ecco, non de parvenu, diciamo, ecco, persone che conoscete il territorio e sapete come affrontare le la conoscenza le del territorio, credo sia fondamentale, certo, e quindi capire i bisogni, ma anche a capire anche quelle che sono le opportunità di intervento, capire anche, riprendo qualcosa per la zona industriale, che ne sappiamo benissimo che non c'è più, è squagliato tutto, è squagliato in quella realtà. Lì allora bisogna rimettere in moto una macchina che secondo me è ferma, che non ha bisogno soltanto di essere lubrificata, ha bisogno di una grande manutenzione, straordinaria manutenzione, per rimettere in cammino, in marcia, ciò che si è fermato. Se mi consenti, e poi chiudiamo, un'attenzione, se puoi, perché non so a chi dirlo, a quella fascia più debole, che non ha voce, che non fa sentire niente, se non le intemperanze della disperazione. Sto parlando del popolo dell'assegno di servizio.
Guarda, che proprio... ancora non trova soluzioni. Ma con la nuova povertà credo che è quella fascia sì, di utenza dire, che dobbiamo cioè... tutelare, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo svolto un ruolo straordinario per quanto riguarda i fondi PAC in passato. Certo. È il comune di Caltagirone, è il comune capofila e quindi come tale giustamente si quando deve fare carico. Quando c'era un comune che funzionava, speriamo che ritorni a funzionare. Noi ci auguriamo perché guarda anche queste somme della comunità europea sono somme straordinarie. Cioè io mi immagino queste persone dell'assegno di servizio che da mesi che non percepiscono un euro se non il pacco di pasta o lo zucchero e quant'altro, affrontare neanche, questa festività del Santo Patrono. Non è neanche sopravvivenza, quelle no, sono, quella è mortificazione è, anche umana. Ben altra cosa. Noi ci auguriamo ecco, che questo nuovo decreto che verrà emanato la prossima settimana possa ecco, metterci subito a lavorare in questa direzione, perché questa è la fascia di utenza che noi dobbiamo maggiormente tutelare. Perché è fuori di dubbio, se ci sono i fondi devono essere destinati. Io sono convinto che il sindaco Ioppolo e la giunta lo hanno messo nella priorità diciamo di affrontare questo argomento, perché questo credo che sia la cosa più importante. Ma io sono fiducioso perché fra l'altro questa opportunità nuova che prima certo. Non avevamo questo sostegno alla povertà, quindi questo oggi è un decreto legge è nuovo, decreto legge, ma proprio anche per le cose che abbiamo messo però i decreti campo. Legge poi devono essere attuati e c'è un lasso di tempo, ma noi, e la natura umana non è abituata quando ha bisogno della quotidianità, del pane, però del vivere, lì, aspettare. Ma, non ma lì noi abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello di pungolo, perché molto spesso la pubblica amministrazione non considera le difficoltà di chi sta male, perché non vive quel dramma. Ci siamo capiti. Allora, vivendo il dramma, e noi siamo a contatto giornalmente con chi è materialmente non sopravvive più, quindi anche i pensionati che guadagnano i 500 euro mensile, quindi allora, la volontà è quella di mettere in moto tutta quell'attenzione e proprio una maggiore tutela, fra l'altro per mia natura, il mio ruolo è quello dei pensionati di quel livello provinciale, certo. Così come ho fatto negli altri distretti, noi ci auguriamo che questo territorio possa nuovamente essere portato alla luce dei riflettori anche dell'intera provincia di Catania o dell'area metropolitana che stiamo parlando. L'auspicio è che l'amministrazione Ioppolo, se non ha fatto, attenzioni subito, trovi delle soluzioni immediate, delle soluzioni tampone per dare ristoro diciamo, alle tante persone che hanno bisogno. Per troppo tempo la politica ha giocato male questo ruolo di assistenza. Qualche giorno fa abbiamo avuto ospite l'assessore Massimo Giagonia, il quale fuori telecamera mi ha detto, dice, sai, ho preso visione un po' dei bilanci del passato, ma con sua grande meraviglia mi ha rappresentato, ma sai, dice, la voce dei servizi sociali, dell'assistenza era una voce molto importante, ma dico, non per niente questa città ha ospitato pure la festa nazionale del terzo settore. Questa città era guardata con attenzione per i servizi sociali che erogava dalle città più avanzate, che potevano essere quelle di Bologna o quelle di Torino. Venivano qui i rappresentanti di quelle amministrazioni per capire come questa città del basso profondo sud riusciva ad erogare servizi eccellenti. Mi ha fatto piacere che Massimo Giagonia mi ha fatto questo rilievo, ma lo diceva con piacere, diciamo. Ecco, quindi... L'iniziativa del 13 pomeriggio lì a Catania, noi avevamo mandato l'invito al sindaco, ma c'era anche in coincidenza. Spero che l'auspicio, questo che me l'ha detto, scusami Giacomo, non volevo perdere questo, non ti interrompo subito. Giagonia che mi dice questo, credo che nel suo auspicio è che la città di Caltagirone possa ritornare a quei livelli di erogazione di servizi, perché una pubblica amministrazione, l'efficienza si misura con i servizi che vengono dati ai cittadini e alle fasce più deboli. Ho colto perfettamente l'appunto che mi ha fatto. Ma, infatti l'iniziativa nostra del 13 ecco, è stata in coincidenza con l'altra iniziativa del piano strategico del Comune di Caltagirone, quindi il sindaco giustamente non poteva essere presente. Certo. Però ha mandato l'assessore ai servizi sociali, quindi la dottoressa Mancuso, quindi che ha partecipato al nostro lavoro. Quindi l'ho ringraziato stamattina anche di questa disponibilità, perché fra l'altro ecco, con tutte le difficoltà ne possono derivare, perché c'è un impegno dico importante a Caltagirone, ma nonostante tutto ha trovato il modo come l'amministrazione di Caltagirone di essere presente a questa importante iniziativa. Io credo anche per alcune cose che abbiamo detto stamattina questa attenzione c'è, quindi la mia fiducia è che sicuramente anche con questa amministrazione possiamo fare delle buone cose proprio per tutelare e dare un minimo di speranza in più a questi soggetti a cui si faceva riferimento. Bene, chiudiamo
questo incontro con Giacomo Rogazione, gli auguriamo buon lavoro nel nuovo ruolo di, del ritrovato ruolo di segretario territoriale della CISL del Calatino. Buon lavoro, so grazie. Che l'esperienza ce l'hai, il peso personale nell'organizzazione ce l'hai e lo dovrai spendere tutto per cercare di dare risposte ai tanti lavoratori, alle tante esigenze del territorio. Per me è un carico di lavoro aggiuntivo rispetto a quello che avevo prima. Però perché c'è quello di provinciale dei pensionati ti resta sempre. Mantengo tutto quello che avevo prima. Ma sei giovane, in aggiunta a questo, quindi in fase di rodaggio. Però dove c'è stato sempre bisogno di un intervento straordinario, di impegni e quant'altro, hanno trovato sempre in Giacomo Rogazione la persona che. Confermiamo. A Enna, anche aver avuto la responsabilità a Enna di tutte le politiche, diciamo, del patronato, due volte a Catania, a Siracusa. Io sono andato in pensione da Siracusa, quindi fuori certo. provincia, perché c'era un'emergenza in quella struttura e quindi ho sempre detto signor sì, quindi per essere al servizio dell'organizzazione, ma al servizio io, la cosa più bella è che questa volta ritorno al servizio della mia comunità. Sono d'accordo e siamo contenti. Buon grazie. Ritorno, buon grazie. Lavoro e a presto ci vediamo. Senz'altro. Va bene? Grazie. Intanto ti facciamo gli auguri di buon onomastico da anticipati. Nei prossimi giorni. Ci vediamo sicuramente anche. Grazie a Giacomo Rogazione. Grazie, grazie. Pausa pubblicitaria. Ci vediamo subito dopo.